poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. E allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Mio padre, la mia famiglia, il mio paese. Io voglio muovermene, io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Io voglio stare. Buonasera e bentornati su Rompiscatole. Siamo qui davanti al Palazzo Comunale questa sera perché mi trovavo a fare una passeggiata e ho avuto una notizia. La notizia che sono usciti i nomi di chi ha gettato i volantini durante la campagna elettorale. I nomi oramai sono pubblici, è quello del dottore Polito e di Damiano Masilla. Vagnuccio, va già a dire. È una notizia che me l'ha stato perplesso, molto perplesso, perché... Però già dire, io quando fu il fatto dissi, secondo me è sta roba di Vagnoli Piccini, ma proprio di Vagnoli Piccini, 13-14 anni. E questa cosa qua, quella era l'età. Cioè pensare che il dottore Polito, il vice sindaco di Erchie, ti lascia così. Questa sera io faccio un invito al dottore Polito, dottore, da fa soltanto una cosa, ti devi dimettere. Ti devi dimettere, perché hai fatto tanta campagna contro Giuseppe quando fu di tutte le cose che ha fatto, soprattutto quando è stato all'arresto domiciliare, che ha chiesto le dimissioni perché un sindaco non può stare a fare agli arresti domiciliari e a continuare a stare come sindaco. Mo tu sei il vice sindaco, devi avere la coerenza e dimetterti, e anche il buon gusto. Non possiamo continuare a farci ridere dietro da tutti i paesi quando raccontiamo che siamo di Erchie, il paese di Santa Lucia che non riesce a ottenere le strade aggiustate e spende 200.000 euro, il paese che ci ha avuto un sindaco agli arresti domiciliari che non si è dimesso, il paese che ha un vice sindaco condannato. Dottore, dobbiamo finirla. Io ho detto in un altro video che oramai... E sono rimasto deluso, non per qualcosa, quando ho saputo di te che ti eri candidato, perché pensavo che dovevi essere solamente candidato alla regione. Ti ho detto, una persona buona delude molto di più. Allora a questo punto, dottor, dimostra, smentiscimi e non fare come hanno fatto tutti gli altri, invece che mi hanno sempre convalidato tutto quello che ho detto. Cioè che io ho detto che tu sei uguale a Giuseppe Margheriti, oramai non c'è più differenza. Smentiscimi e dimettiti, perché Erchie ha bisogno anche di questo, di avere persone oramai che riescono a fare questa cosa qua, a non pensare solamente alla poltrona. Scollabiti di sopra da poltrona e facciti vedere che ti ride la cittadinanza, ti ride un buon nome di sto paese che oramai è arrivato proprio alla fezza. È arrivato. Che cosa devo dire di più? Che la gente mi ha chiamato, ma se... Cosa devi dire sul dottore Polito? E che devo dire di questa storia? Ma c'è ci sta a dire sopra i volantini? Dei volantini, cioè una cosa così stupida. All'epoca si pensò che potevo essere io, ma io le dico in faccia le cose, non c'è bisogno che mi nascondo. E le dico le cose politiche. Attacco politicamente, attacco perché questa gente fa soltanto del male al nostro paese, ma non attacco per i fatti personali. Non dico tizio se la faccio con qui, con quei dati, non me ne frega niente a me di sti cosi. Quelli sono attacchi di bambini piccoli. Dottore, dimostrato, ma come puoi fare pure un vice sindaco a sto punto, avendo dimostrato che oramai stai a livello di bambini piccoli, di 13-14 anni. Quello è dimostrato. Una persona che si comporta da bambino di 13 anni non può fare un vice sindaco. Ma quando io vedo sopra lui comune che ha già parlato con te, ma posso dire più una cosa che dico, ha già parlato con il dottore? Dottore, ti devi dimettere, perché devi recuperare anche la tua dignità, devi recuperare. Politicamente, ma soprattutto umanamente e professionalmente, perché questa cosa è brutta sotto tutti gli aspetti. E a tutti quelli che mi dicevano, ah, ma lo sai, fai i nomi oramai sono pubblici.
Non c'è più niente da dire. Qua serve soltanto una presa di posizione dal dottore che si deve dimettere. Perché altrimenti farai fare solamente una figuraccia a tutto il consiglio comunale. Maggioranza e opposizione, perché anche l'opposizione, se stai in un consiglio con una persona condannata per quegli atti, cioè, è una schifezza. Ma la maggioranza soprattutto, la maggioranza, se non ti vuoi dimettere, dovrà chiedere le tue dimissioni. È un consiglio che do anche alla maggioranza, ma io spero che non si arrivi a questo e che tu ti dimetta subito. Io che devo dirvi, signori, Erche sempre più nel ridicolo, Erche sempre più in basso. Questa è l'Unione Paese nostra, una schifezza. Ma non vi preoccupate, piano piano magari ci risolleveremo. Intanto io continuo a rompervi, perché ricordatevi, rompiscatole, le scatole non le apre, le rompe.